Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Nick e Giù, ve l'avevamo promesso e ce l'abbiamo fatta, eccolo qua, l'album completo al 100%, in meglio non si dica, dai, in figurina dei calciatori 2023-2024, a tempo di record, vai! Perciò io direi non perci in chiacchiere di andare a scoprire questa collezione completa! Compreso il primo pacchetto del Reloaded, esatto, vai! Eccoli. Ok ragazzi, eccoci qua. Eccolo con tutto qua. Il suo splendore. È completo, vedete, ci sono tutti i giocatori. Esatto. Ecco qua, finito. Per noi intendavamo questo completo, non le figurine ragazzi, cioè, se non chiedete troppo. Ma voilà. Vai. Ovvio che abbiamo anche tutte le 697 figurine. Mamma mia. Di questa bellissima collezione che ogni anno andiamo a terminare. Non abbiamo mai trovato una doppia. Della Panini, le grandi raccolte per la gioventù, calciatore 2023-2024. Partiamo in questo viaggio allora. Eccolo qua. Subito con la prima figurina che inaugura questa collezione, quella di Gianluigi Buffon. E i quattro trofei più importanti, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Serie B. Eccolo là. E così via per ogni squadra, iniziando Atalanta. Con l'Atalanta. Questo, a differenza dell'album completo 2016-2017, ci sono le figurine attaccate degnamente. Sì. E non come l'album 2016-2017, che trovate il video, anche quello completo, nel canale. Perciò, se volete fare un viaggio nel passato, direi che è una bella opportunità. Perfettamente, vai. Allenatore, nuova, Scamacca, nuova firma, è Elite Lokman. Lokman. Non ci sono l'upgrade perché è impossibile. No, quelle escono a marzo. Marzo. Bologna. Eccolo qua. Del Bologna. Anche qua, completo di allenatore, nuova firma Elite. E Adani dice che il Bologna... Adani dice che esprime tutto questo grande gioco, che quando gioca il Bologna non bisogna vedere nessun'altra partita. Per fortuna che c'è il Bologna in Serie A, dice Adani. Esatto. Vai. Ringraziamo Tiago Motta. Ringraziamo Motta. Il Cagliari, salutiamo Adani ovviamente, dai, che guarda tutti i nostri video. Cagliari con Claudio Ranieri, Augello nuova firma e la Padula Elite. La pa. L'Empoli. Mamma mia, è troppo bello vedere gli album completi. Sì. Troppo bello. Soprattutto lui che fa la linguaccia. Ciccio Caputo. Ciccio. Il grande Baldanzi dov'è? Baldanzi, quello è andato alla Roma. Sì, eccolo là. Perciò questa marzo sarà un trasferimento. Sì, un trasferimento. Lo vedremo nella maglia giallorossa. A marzo lo vedremo al 1000x1000. Andrazzoli, Cancellieri, Ciccio Caputo, eccolo qua. Francesco Caputo. La Fiorentina. Fiorentina. Con Vincenzo Italiano, Balanzola e Biraghi, non il formaggio, ma il giocatore, nonché capitano della Viola. Il Frosinone. Che bello vederlo dall'alto, guarda. Tutto completo. Poi è bello, tutto, perché tutto completo va a completare tutto il background sì, dietro. Infatti, si vede tutto il giocatore dietro, tutto infatti, lo sfondo. Bello. Molto, molto bello. Sì, queste sono le cose che mi è piaciuto. Sì. Eusebio Di Francesco, Simone Romagnoli, Oyono. Il Genoa. Con Reteghi. Alberto Gilardino, Reteghi e Badei. Il Verona. Baroni, Foloruncio e Lazovic. L'Inter, prima grande big completa, con tutti i campioni presenti, il Toro Lautaro, di grande classe, molto, che gioca tutte le partite. Molto molto bello questo sfondo qua che si va a completare, spettacolare. Inzaghi, Turam e Nicolò Barella. Nicolò. La Juventus.
con tre portieri la Juventus. Penso sia l'unica squadra ad avere tre portieri. E com'è? Non lo so. Mancava un giocatore, hanno messo tre portieri. Può essere, sì. Dovrebbe essere l'unica squadra ad avere tre portieri nella rosa. Clamoroso, clamoroso. Max Allegri, Timothy Weah e Adrien Rabiot. La Lazio. Lazio. Ma che forte che è il logo che prosegue le due. Sì, sì, sì. Sarri e Kamada e Immobile. Kamada che mostra le sue mani. Più grande di quelle di... Allora, non Kamada, ma Kamani. Di Gianni Morano. No, quello è il record mondiale. Il Lecce. Che tra l'altro è la prima tappa di questo Panini Tour. Indovinate nei commenti quale sarà la tappa in cui andremo al Panini Tour. Milan. Milan. Con Pioli, Pulisic e Teo. Il Monza. Monza, Vignato. Che ha fatto un bel mercato. Sì. Con Super Roberto Gagliardini, uno dei migliori mediani centrocampisti mai esistiti al mondo. Il Napoli, squadra champion d'Italia, con Rudy Garcia, non ci dovrebbe essere neanche più, Nathan e Kvaratskhelia. La gigantografia di Osimhen, ultima stagione al 99% con la maglia del Napoli. Sì, perché vuole l'aumento. Non l'aumento, ma ha già scelto di andarsene, quindi almeno che di imprevisti dovrebbe essere la sua ultima stagione con il Napoli. Così come Lukaku, che si parla, dove va? D'Arabia. In Arabia. Soldi d'Arabia. In Arabia. Comunque la Roma. Con Mourinho, Lukaku e Dybala. Purtroppo c'è questo problema delle pagine, ma non ci possiamo fare niente. Vabbè, dai. Trattarlo con più delicatezza possibile, ma... possiamo fare niente. Salernitana. Cacandreva. Il Sassuolo. Il Torino. Zapata. Fateci sapere nei commenti come siete messi con la vostra collezione. Se l'avete completata anche voi. L'Udinese, che va a concludere le 20 squadre di Serie A. Bene. Anche la pagina della Serie A Team completa al 100%. Poi la pagina del Player of the Month, Coach of the Month, che dovrebbero uscire. E con la Gazzetta dello Sport dovrebbe essersi, sì, con la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. Nelle successive... Non si sa ancora la data? No, cioè si sa, ma non c'è scritto se uscirà. Calcio mercato che uscirà? A marzo. Da marzo 2024. Perciò saltiamo queste pagine. Però abbiamo le prime e le sette... Prime. No, otto. Otto. Figurine della Panini piomata. Che sinceramente non capisco questa cosa di metterle sparse. Sì, e non andare... Però comunque già le abbiamo. Esatto, ovviamente. Trovate il mini unboxing nello short che è uscito nel nostro canale. Poi abbiamo Nutella King. Esatto. La Serie A femminile, anch'essa completa al 100%. Ormai non ci sono cischi. E poi la Serie B. Serie B, iniziamo con Ascoli. Ascoli e Bari. Ascoli Bari 1-1. Brescia Catanzaro 04 alla PlayStation. Ah, ok. Cittadella Como. Molto molto bella anche la Serie B al suo fascino. Guardate che in video viene anche più bello, eh. Cosenza e Cremonese. Feralpisalò e Lecco. Modena e Palermo. Parma e Pisa. Pisa e Parma. Andata e ritorno. Reggiana Sampdoria.
La Samp. Spezia, Sud Tirol. Ternana, Venezia. E concludiamo la Serie B. Col calendario. Digital Collection. Varie uscite in edicola. Pubblicità, l'almanacco. Esatto. Voilà. E Serie C. Serie C. Che la anche Lega. Questa ovviamente è completa al 100%. Albino Aleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta, eccetera, eccetera. Serie C, girone A. Serie C, girone B. Vede tutte le squadre. Serie C, girone C. Giuliano, Foggia, Catania. Audace Cerignola c'è pure. Serie D. La Serie D, quando che sono, sono figurine. Queste è già fisso. E le card, queste non le abbiamo complete, ma sono fiero di non averle complete, sinceramente. E infatti le card hanno poco senso. Esatto. A noi interessano le figurine. E chiudiamo quest'album dei calciatori Panini 2023-24 completo al 100%. Manca solo il timbro, ma che presto arriverà. Faremo di tutto per metterlo su questo bellissimo album da collezione. Bene ragazzi. Perciò andiamo ai saluti. Vamos. Bene ragazzi, dall'album dei calciatori 2023-2024 completo al 100% è tutto. Mi raccomando ragazzi, massimo supporto per questi video ragazzi, che vi portiamo. Andremo in uno dei panini tour a farcelo timbrare. Esatto, purtroppo anche quest'anno non vengono qua da noi a Bologna. Però perciò siamo noi che saremo noi a andare in trasferta. Perciò Panini, stai guardando questo video cioè, capite sapete già a Bologna, no? Esatto, dai. Come state, ricordi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like al video, commentare questo video e seguirci sui social, link in descrizione. Se volete potete abbonarvi al canale a prezzi bassissimi per sbloccare tantissimi vantaggi. E se volete potete acquistare su Amazon il diario del collezionista, il diario del fantacalcio e il diario delle password. Ciao ragazzi! Grande Yannick!